Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per la mia intervista della domenica, forse del sabato, non so quando posterò esattamente questa intervista. Dunque parleremo ancora del caso di Liliana Resinovic e lo facciamo con una persona che penso in Italia, in questo momento quantomeno, ne sappia più di tutte le procure messe insieme, quindi sarà un'intervista estremamente, spero, interessante. Benvenuta a Katia Motta, ciao carissima. Ciao Tino, grazie dell'invito. Grazie a te, grazie a te. Tra le altre cose, dovete sapere che io e Katia ci messaggiamo e ci telefoniamo molto spesso, ma è la prima volta che la vedo in video, quindi è una sorpresa per voi, ma lo è anche per me, vi posso assicurare. Allora, tu ti stai occupando del caso, diciamo anche una cosa prima di cominciare col caso. In due parole, se riesci, chi è Katia Motta? Con chi ci stiamo, con chi stiamo interloquendo? State interloquendo con una studentessa, spero prossima alla laurea, in criminologia. Cioè, io spero di laurearmi al più presto in criminologia e anche per questo motivo mi sono approcciata a questo caso. L'hai seguito, manco a dirlo dall'inizio, posso immaginare. Dal 17 dicembre 2021. Quando andai a fare il terzo vaccino, mentre aspettavo ovviamente come tutti i minuti che dovevano passare, ho letto della signora Resinovic sul Messaggero Veneto. Ma è lì che hai scoperto tutto l'arcano. Bene, allora, questa vicenda che dopo più di un anno e mezzo è ancora, come dire, nel limbo, non abbiamo cose sicure, non sappiamo se ci sono indagati, non... oddio, tu magari lo sai, e tu in questa, No. in questa intervista di quello che puoi dire, perché mi rendo perfettamente conto, e mi rendo perfettamente conto della tua posizione. Direi di cominciare, se sei d'accordo, Katia. Non tanto con il caso di Liliana, ma cerchiamo di inquadrare un po' le persone, i personaggi che gravitano e hanno gravitato fino ad oggi intorno al caso, partendo direi proprio da Liliana. Chi era questa donna? Allora, chi era questa donna? Una donna dolcissima, secondo tutti, molto riservata, con una vita, io credo, molto interessante, ma per se stessa, non per gli altri, ma per se stessa. Credo che fosse una donna libera, nel senso che quello che le andava di fare lo faceva. Credo che avesse approcciato anche il suo matrimonio in questa situazione, nel senso che con Sebastiano credo che loro avessero un rapporto loro, che magari alcune persone potrebbero concepire, altre assolutamente no. Cos'altro dire? Era una donna indipendente, ha fatto anche molti sport estremi, quindi non aveva paura di niente. Una donna abituata ad aiutare il prossimo in prima persona. E, detto fuori dai denti, una donna con gli attributi. Ecco, un pochino diversa da quello che probabilmente la maggior parte delle persone che seguono questo caso si immaginano che fosse. Una donna volitiva, una donna non quella che dove la metti la sta, come dice. Ma assolutamente no, assolutamente no. Senti, so che tu hai avuto modo anche di conoscerla, non direttamente, questo è evidente. Anche nel suo ambiente di lavoro, lei ha lavorato per molti anni, anzi forse sempre, o quasi. No, lei, il suo primo lavoro L'agenzia immobiliare. lavorava in agenzia immobiliare, poi è riuscita ad entrare in regione. Diciamo che qui le notizie sono discordanti.
C'è chi l'apprezzava tantissimo e tutto quanto, c'è anche chi ne ha parlato non benissimo, nel senso che era una donna che non era incline ad aiutare i colleghi di lavoro. Questo è uscito da alcune testimonianze, non a sito ovviamente, non a livello pettegolezzi, diciamo, quindi non so se siano veritiere o non siano veritiere. Ma riportano queste notizie. Effettivamente, una cosa che io ho notato nel tempo è che non avesse tutte queste grandi amicizie come riportano tutti. Lei non si frequentava con tutte queste amicizie come dicono tutti. Poi, vero o non vero, io non lo posso sapere perché purtroppo la signora Liliana non è più tra noi e non possiamo chiederle conferma. Cioè, diversamente da quello che ha sempre detto Sebastiano, va con gli amici, si vede, vanno a mangiare la pizza, gli ex colleghi. Forse non era esattamente così. No, no. Ad oggi non ci è dato sapere cosa facesse il martedì, mercoledì e giovedì, o perlomeno non ci è dato sapere ufficialmente. Poi le voci sono tante, può essere tutto, può essere niente. Di sicuro era comunque qualcosa di legale che a noi può anche non interessare, perché al fine del caso non ci interessa. Sì, certamente. Però ecco, una Liliana, ripeto, che non sta dove la metti, ma una donna che sapeva quello che voleva, intelligente, generosa. Senti, Caspita, sicuramente. invece del marito, che cosa possiamo dire di Sebastiano? Diciamo che Sebastiano invece è il classico uomo a cui piace stare al centro dell'attenzione. Soffre di mania di protagonismo, è bugiardo e ne ho la conferma diretta, avendoci parlato, è bugiardo, ma diciamo che è il suo modo di essere, cioè, lui è questo. Io ho avuto modo di conoscerlo perché l'ho intervistato, poi l'intervista non volle che la postassi e ancora mi domando perché tu l'hai vista. E devo dire che stette qui da noi 2 giorni alla fine e fu gentilissimo, portò dei fiori a mia moglie, mi regalò un cappello, mi fece provare la sua bici con la pedalata assistita. Cioè una persona molto, molto gentile, devo dire. Sì, però la sua gentilezza, copre il fatto che lui non fa mai niente senza un secondo fine. Questo è Sebastiano. Anche tutte queste ospitate, soprattutto a quarto grado, ma non solo, come le giustifichi tu? Perché a me, personalmente, ma non ho motivo di dubitare, mi disse che gli veniva dato un rimborso per le spese, ma nient'altro. Eppure lo abbiamo visto a quarto grado, credo almeno 20-30 volte. Non so, forse mi posso Ma niente di sbagliare. protagonismo. Manie Ma di niente di protagonismo. protagonismo. Tutto lì è tutto semplice. Questo non fa di lui, per l'amor di Dio, un colpevole, un assassino. No, io sto descrivendo com'è il signor Sebastiano. Certamente, certamente. Tu hai avuto modo invece di incontrarlo personalmente? Personalmente no, l'ho sentito telefonicamente qualche volta e cioè, non mi conosci neanche. E già mi aveva chiesto dei favori, che io ho provato a cercare di combinare anche determinate cose, però non ci sono riuscita per vari motivi e dopo non ci siamo più sentiti. Poi io gli posi un paio di domande abbastanza scomode e alla fine mi bloccò. Ah, quindi ti ha bloccato sui social. Ecco, Sì, sui social lui mi ha bloccato, però beh, ognuno è libero di ricordiamo. fare quello che vuole nella sua vita. Certo, Come? ricordiamo che tu sui social, lo possiamo dire perché te l'ho domandato prima che cominciassero, sei riconosciuta come Certo. Ale Ancora o Ancora, non so. E Quindi. questi sono solo i miei due nomi. Il mio nome reale che è Motta Katia, anzi se vuoi ti faccio vedere anche il codice fiscale perché è giusto che la gente veda che è il mio nome reale.
Vedi, allora io ti copro giustamente le mie generalità, ma questo è il mio nome reale, Motta Katia. Cioè, penso si veda, adesso non so come No, non si inquadrarlo. vede, non si vede, però Motta Katia, assolutamente. Abbiamo visto, verificate. Lo faccio vedere il più possibile. No, 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 deve essere visibile. Eccolo qua. Quindi questo è il mio nome reale perché ho fatto questa piccola parentesi, perché comunque tutti mi accusano che questo non è il mio nome reale. No, ho preso il documento da un taccuino e non è il mio nome reale. Chiami così, infatti, commenti su YouTube con questo nome. Sì, ma c'è una particolarità per cui è stata fatta questa introduzione. C'è una motivazione. Cioè, spiegami. Ma la motivazione è semplice, come tu ben sai, perché te l'ho mandato, te l'ho girato, e io ho ricevuto un bruttissimo messaggio da Trieste. Ne In parliamo particolar dopo, modo, ne ne parliamo faremo. dopo, No. come dire, No. Non è parlando di preoccupato. vari personaggi. Dunque, di Sebastiano abbiamo più o meno detto, e invece, beh, l'altro personaggio che continua ad avere un certo peso, quantomeno mediatico, è Claudio Serpina. Anche lui non l'hai mai visto? Mai avuto contatti in tutta la mia vita. Ecco, di lui che cosa ne pensi? Allora, mi assumo la responsabilità di quello che dico perché non voglio metterti nei guai, ma diciamo che è burbero, misogino, pieno di sé. Penso che se debba tirare una sberla anche contro una donna non si faccia problemi a farlo, quindi anche Manesco, e soprattutto odia essere contraddetto. Sì, ho notato una cosa durante le tante interviste che anche lui ha rilasciato, che ti fa parlare poco, parla sempre lui quando può, ti sovrasta la tua domanda e questa non è mai una cosa così che poi alla fine, come dire, nuoce anche all'intervista, anche alla... E che il burbero, sì, questo credo che traspaia abbastanza chiaramente, però sai che cosa? Non è sicuramente così, ma mi ha sempre dato l'impressione di essere molto diretto e anche molto sincero. Ma tu mi smentirai. A me no, A te questa non ha dato questa sensazione io non impressione. l'ho avuta. No. A me dà la sensazione di un uomo, e qui la dico grossa, manipolato dagli eventi. Manipolato dagli eventi, beh, molto facile che questo sia. Sterpin, Questa Claudio volta Sterpin. le querele da Trieste arriveranno, che sarebbe la volta buona. Senti, tu mi hai detto una cosa relativamente a Claudio Sterpin che non so se vuoi rivelare, ma sarebbe importante per inquadrare meglio ancora il personaggio. Cioè, tu mi parlaste una volta delle abitazioni che lui aveva, che si era acquistato nel corso degli anni. E che non è stato trovato un mutuo o un finanziamento a nome suo? Sì, da ricerche fatte ovviamente con persone competenti, non risultano troppo, cioè, per fortuna per lui, perché per amor del cielo, se è ricco di famiglia, tanto ben venga, non risulta questo. Risulta che faceva l'autista di autobus, ma che Infatti. comprò la casa con la prima moglie. E non esiste un finanziamento, la casa dove abita tuttora, la casa dove abita la figlia sopra di lui e la casa all'altra figlia, e non risultano finanziamenti. Ma su quello posso dirti anche che ho appena comprato una macchina abbastanza costosa e non risulta un finanziamento. Non risultano finanziamenti, quindi si presume che questo autista di autobus fosse pagato molto bene o che ci fossero Ma altre. magari anche il ricco di famiglia, io questo non lo posso sapere, cioè io non sto dicendo Certo. che fosse chissà che cosa,
Ma sto dicendo cosa c'è nelle mie investigazioni, quello che è stato, perché mi sono appoggiata a dei professionisti seri e dalle nostre ricerche risulta questo. Certo, che però credo che sia abbastanza importante, perché insomma, va bene, Non è di poco conto. beh, queste case saranno state acquistate nel corso di molti anni, però il fatto che non siano mai state finanziate da nulla, ma pagate in contanti, lascia, come dire, un po', fa pensare, diciamo così. Abbastanza. Senti, invece passiamo a Gabriella e Salvatore Nasti. E vuoi vedere morta? Comincia da quello che vuoi. Allora, Prendi un comincio io bel da quello che respiro. qua. Fuori dai denti, io credo che la signora Gabriella abbia agito in più occasioni in modo molto errato. Di conseguenza, la mia non è né antipatia né niente. Io ho visto questa donna, e dal primo momento mi sono accorta che, secondo me, diceva un sacco di stupidaggini. Non conosceva la signora Liliana assolutamente, ed ha dimostrato anche a sito. Non so perché Ecco, scusami se ti sia. interrompo, diciamo cosa significa sit, perché non tutti. Sit significa esattamente. Aspetta, che adesso mi devo anche ricordare. Cioè, nel senso che Sommario significa proprio. interrogatorio testimoniale. Esatto, bravo, okay, quella roba lì. Sì, esatto. Sì. Sommarie informazioni testimoniali. Informazione. Esattamente, sommarie informazioni testimoniali. A Sitta lei riporta tutt'altro di quello dichiarato in televisione. Quindi è bugiarda, come lei, come tutti. È bugiarda. Non capisco il suo atteggiamento nei confronti di Sebastiano. A me il suo atteggiamento da donna mi sembra un atteggiamento di una donna rifiutata. Al che la mia domanda è: non è che per caso lei aveva preso cottarella, diciamo, per il signor Sebastiano e il signor Sebastiano l'abbia rifiutata? Perché è un atteggiamento strano il suo, molto So che tu a questo proposito avresti anche delle prove, ma non ne parliamo. Io ti vedo bloccata in questo momento, Katia. Non sento più la tua voce, non vedo. di Cioè, donna. ah, Movimento, ecco. ma vedo te bloccato. Ok, adesso ti Sei sei tornato? sbloccata. Sei tornato. Allora, premetto, qua oggi è una giornata dove Circe ci ha raggiunto. Ah. Ok. È molto brutta la giornata, anche stamattina era molto brutto tempo. Ah, qua intendo Udine, perché io vivo a Udine. Sì, non sei di Trieste, sì. No, no, no. Quindi, Sapevo insomma, da morta. tra le altre cose, ti sei smazzata svariati viaggi Udine e Trieste in questi mesi. Parecchi, parecchi, in questi mesi parecchi. Va bene, quindi tu sostieni che Gabriele in qualche modo potesse essere stata rifiutata in luogo di una sua cotta, o Questa è comunque. una mia impressione, impressione. Non ti vedo più, porco cane. C'è una linea molto disturbata. Aspetta che riprenda. Ti sento male e ti vedo bloccata. Ok, mi sembra che ti sei ripresa. Mi vedi? Male, ma ti vedo. Vediamo Ho provato a perché. riconnettermi. Ah, ok. Sì, no, perché non mi Purtroppo. piacciono i video tagliati, mi piacerebbe dare continuità se possibile, chiaramente. Quindi dicevi. No, è sempre quello che è qui a Udine, non posso dire a Circe di andare via. No, certo. Sono
Stavi dicendo? Stavo dicendo che da Trieste giungono anche voci di una possibile relazione tra i due, anche qua mi assumo la responsabilità di quello che dico, e qui mi fermo e non voglio continuare. Certo. Di Salvatore, che cosa possiamo dire invece? Che ricordiamo, Ma è Salvatore, stato uno dei primi a cui è stato prelevato il DNA, eh? vero che ancora adesso non ho capito il motivo, anche se un sospetto lo avrei. E però dico che per me il signor Salvatore si è trovato immerso in una situazione forse più grande di lui, che non sapeva tutto. Non sapeva tutto. Secondo me no. Era all'oscuro di qualche cosa. Secondo me sì. Come mai allora hanno preso il DNA, secondo te? Io credo sia stato, oltre a volerlo escludere dalle indagini e tutto quanto, credo che sia stato anche un trucco della procura. Perché Lo pensavo anch'io. avete fatto motivo che proprio quel giorno gli hanno messo i cimici in macchina. Credo Certo. che sia stato un trucco perché la procura, la squadra mobile più che la procura, non riuscisse a trovare la macchina del signor Salvatore in modo tale da poterci entrare e mettere le cimici. Io credo sia stato questo lo stratagemma. In più volevano escluderlo proprio per questo DNA trovato su questo cordino e tutto quanto. Certo. Senti, tra le altre cose, Gabriella e Salvatore, ormai da qualche settimana che sono in procinto di cambiare, lo hanno già fatto, casa, No, giusto? si vocifera che dovrebbero farlo a novembre, A novembre, comunque si sono così attivati per. si sono attivati per cambiare casa, Per cambiare sì. casa. Secondo te questo ha un significato? Potrebbe significare tutto e potrebbe significare nulla. Bisognerebbe. Non è detto saperlo a me perché non è che mi interessi più di tanto, però che gli inquirenti capissero questa situazione. Perché questa situazione è una coincidenza, però è avvenuto il tutto dopo che il GIP è uscito dichiarando i 25 punti, richiedendo un supplemento di indagini. Come noteremo prossimamente andando avanti con l'intervista, in questa situazione ci sono una marea di coincidenze. Ah, certamente. Questo è un caso veramente del quale io spero un giorno facciano un film perché merita, credo. Non ricordo altri casi. Il problema è che per fare un film ci vuole un finale. Ah, certo. Sperando che ci sia un Spera finale. che il finale arrivi, ma anche lì ho molti dubbi, ma non per un qualcosa, perché sono stati abbastanza furbi. Un po' tutti. Senti, Sì. parliamo adesso invece del fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Stavi accennando qualcosa, ti faccio continuare. Allora, io del signor Sergio Resinovic non so proprio nulla. So che non è stato attenzionato per niente dagli inquirenti, e a mio parere questo è stato un errore gravissimo. So che ha fatto delle dichiarazioni in televisione, come le ha fatte a Sitta, ha fatto delle dichiarazioni in televisione, e all'incirca a gennaio, al 5 gennaio, perché io adesso la storia purtroppo vedrà coinvolte due persone della famiglia Resinovic, perché sono successe altre cose in questi giorni. Il 5 gennaio, premetto che, come tu ben sai, io ho un gruppo su Facebook di cui Certo. parliamo di questo caso, che si chiama Verità e Giustizia per Liglia 360 gradi, di cui tu ne fai parte.
intorno al 4-5 gennaio affrontiamo l'argomento Sergio Resinovic, dicendo che comunque Liliana lo aiutava economicamente. Questo ha dichiarato lui. Cioè, noi siamo andati in base 5 gennaio, ovviamente, alle dichiarazioni televisive. In una delle tante dichiarazioni televisive dichiara che la sorella aveva pagato anche la festa di laurea alla nipote. Che non c'è niente di male. Certo. Attenzione. Da qui partiamo, devo partire dalla nipote per arrivarti a Sergio, perché la storia è purtroppo intricata e così, cioè, se non parlo di Veronica non posso arrivare a Sergio, perché mi sono arrivate delle nuove notizie in questi giorni. Bene, non le so nemmeno io. Non lo sai nemmeno tu. Cosa succede? Che io ho le prove qua davanti. Il 5 gennaio, che poi se vuoi ti mando lo screenshot, io non ho problemi. Il 5 gennaio la signorina, non so se si vede, comunque poi ti manderò lo screenshot e lo Mandami lo manderai. screenshot che lo metto sopra il mio faccione. Ok. Il 5 gennaio la signorina Veronica Resinovic mi contatta. Mi contatta le prime due messaggi tra me e la signorina sono: buongiorno, che prove avrebbe lei che la festa di laurea me l'ha pagata mia zia? Perché sono curiosa di sapere quali siano. E io le rispondo: buongiorno, perché è così interessata se dice che non è vero? Da qui io e la signora Veronica, la signorina Veronica, cominciamo a avere un colloquio pacifico. Senza insulti, senza niente, perlomeno questo 5 gennaio. Una cosa che a me mi ha lasciato molto basita è un messaggio della signorina, che ora ti leggerò, che è molto pesante. Lei mi scrive: fonti più affidabili di me non esiste. Non confondetemi con i miei familiari, condividerò lo stesso sangue, ma ciò non significa che condivido gli stessi comportamenti o pensieri. Io sono rimasta basita, infatti chiedo spiegazione di questo messaggio, cosa che lei non mi dà. Conversiamo ancora per questa festa di laurea, io non le credo, e nei messaggi le dico chiaramente che non le credo. La cosa finisce molto tranquillamente. Lei mi dice: va bene, non mi creda. Io le dico: guardi, mi spiace per il suo dolore e tutto quello che volete. Infatti, l'ultimo messaggio di questo 5 gennaio è: primo, la ringrazio per la chiacchierata. Secondo, non credo di essere stata maleducata. Terzo, tutti possono dare un contributo se si notano le incongruenze. Lei può intervenire anche privatamente per dire la sua, ed io la leggo. Ma purtroppo i dubbi mi restano e sarà la procura a doverli dissipare. Saluto, le scrivo anche che non sono l'unica ad aver aperto un gruppo, ma l'ha aperto anche la signora Gabriella. Poi le scrivo: le auguro una buona serata, anche se capisco che oggi è una brutta giornata, perché era il 5 gennaio, un anno dal ritrovamento. In tutto ciò, mentre io e la signorina Veronica ci confrontiamo con la tranquillità più assoluta, nel mio gruppo interviene il suo fratellastro. Suo Molto fratellastro. male. Fratellastro, perché la signorina Resinovic ha un fratellastro, molto maleducatamente, e il che io dico a questo personaggio: guardi che io e sua sorella ci siamo sentite privatamente e ci siamo confrontate, non chiarite, perché io non credo alla signorina Veronica, ma confrontate. Anche lei si arrabbia molto che io abbia reso noto che ci siamo sentiti privatamente, e non ti leggo la chat del 6 gennaio, perché è tutto improntata su questa persona, è molto improntata su questo personaggio. E poi la signorina Resinovic è anche molto maleducata. Infatti io ne mi scrivo a un certo punto in maiuscolo, e io le dico giustamente che non sono né stupida né sorda. Poi lei si scusa. E questi sono i contatti intervenuti tra me e la signorina Resinovic, contatti che partono dalla signorina Resinovic. Io non ho mai contattato nessuno, a parte un personaggio, ma di lui parleremo più avanti. Sono stata accusata di
nel web in questi giorni perché ho reso pubblico il messaggio che mi ha mandato suo padre esattamente dopo 7 mesi, perché io ho ricevuto questo messaggio il 15 luglio, che tu sai cosa dice, che tanto verrà mostrato, e quindi inoltre che sto qua a ripetere tutto quanto. L'unica cosa che dico al signor Resinovic, per favore, non mi dia più della vecchia, perché come vedete vecchia non sono, perché alla fine, cioè, l'offesa maggiore per me è che mi ha dato della vecchia, sarò anche strana, ma è così. Nel web dicono appunto che alcune persone del web, che se vuoi ti faccio anche i nomi, io non ho problemi, raccontano che io ho assillato la famiglia Resinovic, ho disturbato la famiglia Resinovic, ho trattato male la famiglia Resinovic, e quindi il signor Resinovic, Sergio, si è sentito in dovere di mandarmi questo messaggio. A parte il fatto che sono una donna, a parte il fatto che la dicitura del messaggio non è proprio, ma non esiste giustificazione per quel messaggio. Ma siccome sono stata accusata di aver mentito, io in questo momento ho portato le prove, capisci? Del Sì. perché di questa premessa nel discorso. E a queste persone, tipo la signorina Sonia Reso, tipo la signora Mariposa, tipo la signora D'Onofrio, tipo la signora Manuela Caligaris, cioè vorrei far capire che io non ho mai mentito e io le prove le ho portate. Ora, essendo stata accusata che non mi potevano fare querela da Trieste perché non conoscevano il mio nome, questa è comunque l'ennesima bugia, oltre a tutte quelle non ufficiali, perché ovviamente quelle bugie a Sitta non sono uscite, è l'ennesima bugia che arriva da Trieste. Se mi vogliono far querela, e io spero tanto che me la facciano, così apriamo questo vaso di Pandora una volta per tutte. Non, possono farmelo quando vogliono, cioè non mi sono mai nascosta, non ho 50 nickname come raccontano da Trieste. Tu in seguito a quel messaggio di Sergio Resinovic, tra le altre cose, contattasti anche il suo avvocato, sbaglio? Contattai anche il signor Gentile, dove mi rispose che erano cose nostre, che a lui, che io non dovevo scrivere a lui. Va bene, mi ha anche suggerito di muovermi legalmente, cosa che io prima di contattare lui avevo già fatto, perché io la querela l'avevo già sporta. Cioè, il problema è che vorrei sapere da signor Resinovic, visto che siamo in diretta, visto che la signora Gabriella ha il mio numero di telefono perché l'ha ottenuto il 14 aprile senza il mio consenso, ma io da uno screenshot che ho ricevuto so benissimo che lei ha il mio numero di telefono, di contattarmi tranquillamente e di spiegarmi il perché di questo messaggio, perché io non ho mai incrociato le strade del signor Resinovic. Perché Anche se ritengo, citi Gabriella adesso? perché c'entra anche lei, perché io non credo che questo messaggio sia tutta farina del signor Resinovic, mi dispiace, ma credo che dietro questo messaggio, come mandante, ci sia la signora Gabriella. Visto che la signora Gabriella sono mesi che cerca il mio indirizzo, che cerca il mio numero di telefono, che vuole sapere tutto della mia vita, dove mi sono laureata, dove ho vissuto e tutto quanto, credo che sia una bellissima violazione della privacy. Anche perché bastava, con il numero di telefono, mandarmi un messaggio o mandare un messaggio su Messenger, visto che sa benissimo che sono male ancora, e gli avrei risposto. Non ho niente da nascondere. Certo, mi autorizzi Cioè, a questo che si mettere a me. capisce che non sono friulana di nascita. Mi E qua è autorizzi, sempre. quindi mi autorizzi a mettere questo screenshot del messaggio di Sergio? Sì, e poi ti farò avere anche il primo pezzo dello screenshot della signorina Resinovic, dove si vede che è lei che contatta me, giustamente, ora non riesco a inviartelo, poi te lo invierò e lo allegherai alla nostra intervista, non è un Ok. problema. Poi se mi faranno far querela, almeno non ho una motivazione. Certo. Senti, passiamo invece a un altro personaggio in qualche modo coinvolto in questa vicenda e che io ho intervistato un paio di volte. Mi riferisco a Fulvio Cotticelli.
Cavaliero. Che abbiamo da dire del simpatico Fulvio? Che io conosco. Si so che vi siete incontrati. Il 6 febbraio 2023 ci siamo incontrati. Che abbiamo da dire su quest'uomo? Anche lui mente. Lui credo che sia molto coinvolto in quello che è successo alla signora Liliana Resinovic, perché ha conoscenza di particolari che non ha rivelato. Ma tu che quel giorno... In base a cosa dici questo? In base a quello che mi ha raccontato quel giorno. Ah, ok. Quindi abbiamo notizie proprio de visu, dette de visu a te. Io non ero da sola, ero con una mia carissima amica, quindi ho anche una testimone a favore, che poi vabbè, nel web diranno, per forza non la smentirà mai. No, è una persona comunque corretta, che se dovessi dire che io ho detto delle cose stupide, stai pur certo che mi manda un vocale e me ne dice di ogni, perché è una persona molto corretta. Quindi sì, ho notizie dal signor Cavaliero di prima mano. Di prima mano. Bene, poi ne parleremo. Direi di concludere questa carrellata dei personaggi con la cugina di Plavie, giusto? No, ne hai saltati altri due di personaggi. Vabbè, poi se ne dobbiamo saltati... raccontare tutto, dobbiamo parlare anche di tutti i personaggi in che sì. militavano Facciamolo. Intorno a Liliana. Facciamolo. Quindi ci sono i coniugi che hanno ospitato la cena del 13. Certo. Ci sono i coniugi che erano presenti la sera del 13. Ci sono i coniugi che abitano in Carnia e che non si sono mai palesati in nessun modo. E poi c'è la cugina. Ecco, visto che l'ho citata, che cosa possiamo dire di questa cugina? Signora Pina. Di questa Silvia? Io questa Silvia non la capisco proprio. Cioè, io non ho idea, non ho la più pallida idea di come catalogare la signora Silvia. Non ce l'ho. Perché se vogliamo, lei non ha mai fatto grandi interviste, sembrerebbe non avere nessun tipo di ruolo, però tu mi dicesti anche che lei, non so in quale periodo, si incontrò un giorno con Sebastiano e sterpina a casa sua, giusto? Mi ricordo male? Questo riportano i dati ufficiali del GPS. Ah, scusami, i dati ufficiali che non l'ho detto all'inizio. Ah, io questo è il faldone, ragazzi. Questo è il faldone. Ed è stato un pezzo, perché sono 2600 pagine, ce l'ho qua di fianco, e insomma, è tantissimo. Cioè, voglio dire, sono due scatole di faldone. Questo è tutto il faldone, ragazzi. Questo è tutto il faldone. Il faldone della procura, eh? Sì, Dove ci sono tutti gli la prima atti? pagina, se si vede, procura di interesse, se si vede, cioè questo è il faldone che io ho avuto ufficialmente, non mi è arrivato per via traverse da Tizio Caio Sempronio come tutto il resto d'Italia, ma l'ho avuto ufficialmente. Il perché e il per come io l'abbia avuto ufficialmente, alla gente non deve interessare, perché questa è un'altra curiosità che tutti si chiedono. Se io mi paleso in un'intervista e mostro il faldone, vuol dire che io lo posso fare. Punto, perché la legge italiana me lo permette. Come mi permette di tutelare la persona o le persone che mi hanno contattato per farmelo avere e per chiedermi determinate cose che io ho fatto. Fine del discorso. Però tu mi dicesti Allora. appunto che un certo giorno, forse l'hai detto prima, si ritrovarono tutti e tre a casa sua. Allora, adesso devi capire che io ho fatto un quadernetto, perché ho un quadernetto, adesso lo faccio vedere perché magari poi la gente pensa che sia stupida. Io ho un quadernetto con tutti gli appunti, perché insomma, Ci 2600 sono dette pagine, devo tante le ricordare a cose. memoria, la vedo un po' dura. Allora, quindi mi sono fatto tutti i miei begli appunti di tutte le incongruenze, di tutte le cose, anche per andare a cercare, per leggerti ufficialmente quello che dichiara la gente. Allora, signora Silvia Radin. Nel suo sit, che ora ti leggerò, perché lo sto cercando, Vai, vai, tranquilla.
Perché è un po' dura, perché poi devi capire che io ho anche le celle telefoniche su DVD, ma quelle purtroppo non le posso mostrare perché non le ha nessuno. Benissimo. Allora, abbiamo il SIT della signora. Allora, lei a un certo punto riporta questo. Venerdì 17 Sebastiano si è presentato a casa mia verso le 13. L'ho fatto accomodare a casa e lui mi ha ripetuto quanto riferito il giorno prima per telefono. Allora, questo dichiara che la signora, che si insinua Sebastiano, il 17 era a casa della signora Silvia Radinna. Ok? Quel giorno il GPS del signor Sterpin riporta che anche lui era a casa della signora Radinna. Che ci facevano lì? Ah, non lo so, ma soprattutto perché la signora Radin in tutto il verbale, cioè questo è il verbale della signora Radin, non dichiara che anche il signor Stappin era lì, magari è passato, magari non l'ha trovata, poi ci sono messaggi scambiati tra di loro la sera, ma di tutto questo non c'è parola al verbale. Allora io mi devo attenere agli atti ufficiali. Gli atti ufficiali riportano questo e mi chiedo e mi domando, perché la signora Radin mentito? Certo, l'ennesima bugia. Perché io dico, ti posso leggere questo. Lei prima ha comunicato che con Sebastiano avete discusso di un eventuale amante di Liliana. Lei sa qualcosa in merito? Io non so se Liliana ha un amante. Allora, il SIT della signora Radin è del 28 dicembre 2021. Se tu non sei a conoscenza che la tua cugina Liliana avesse un amante, non credi a Starpin? Certo. 28 dicembre vuol dire che sia Starpin l'aveva già sentito? Beh, evidente. Certo, certo. Va bene, ok con Silvia Radin. E invece delle due coppie, la coppia, la famosa coppia dei rumeni, io la chiamo così perché molto semplicemente non conosco i loro cognomi, e Pino e Laura, credo che questi siano, no, i principali, siano stati i principali amici di Liliana e Sebastiano in quel periodo. Ma se ce ne hai altri, siamo qui per ascoltare. Ci sarebbe anche, tanto lo sanno tutti, il signor Risuleo Antonio e Arturo, scusami, Arturo, con la moglie, che anche loro erano amici. Ma qui c'è uno scenario un po' particolare. Diciamo che le due coppie più storiche, che si conoscono da 20 anni più, sono il signor Pino e la signora Laura e i coniugi signora Andrea e la signora Marcella. Devo dirti, io quando ho letto il sito della signora Marcella sono rimasta molto basita. Cioè, in 20 anni non è a conoscenza di nulla che riguardi la signora Liliana. Niente. Mentre in realtà si frequentavano, e come? Sì, però a questo punto siamo a un bivio. O veramente la signora Liliana era una persona descritta come da tutti, riservatissima, e non, che non parlava con nessuno, e può essere vero, per l'amor del cielo, o c'è qualcosa che non mi torna. Perché non è possibile, io ti faccio l'esempio della borsa. Non è possibile che su 6 persone nessuno ricordi che tipo di borsa aveva il 13 sera la signora Liliana. Nessuno. Quando c'è un episodio in cui la signora Liliana la va a prendere perché signor Sebastiano ha dovuto mettere in borsa dei coltelli che aveva richiesto la signora Onea, la signora Marcella. Quindi questa borsa è Qualcuno l'aveva ben vista. stata bella. Cioè, però nessuno se la ricorda. Pino e Laura, andiamo un po' avanti perché altrimenti questa intervista
già immagino che durerà parecchio, ma insomma. Pino e Laura? Ma tu la fai in due o tre parti, almeno hai qualcosa da fare ad agosto. Pino e Laura Pino e Sia Sebastiano si conoscono da quando sono piccoli, hanno dichiarato, perché poi il distinguo è difficile da fare da quello dichiarato in TV a quello dichiarato a SIT. Allora io ti posso dire questo, dichiarano che Sebastiano si presentava sempre senza avvertire, comunque all'ora di pranzo, era uno scroccone a destra e a manca. Però a SIT mi dichiari, venivano loro più spesso come coniugi, si parla di Visentin Resinovic, come coniugi venivano loro più spesso che noi da loro, il più delle volte senza avvisare. Allora, non era solo Sebastiano che non avvisava, ma nemmeno la signora Liliana. Certo. Quindi, cioè, tutti questi personaggi in TV, diciamo che hanno voluto far passare qualcosa che poi non hanno confermato. E mi domando, perché? Beh, certo, perché sembra che non ci sia nessuno di questi personaggi che non abbia detto la verità, sembrerebbe. Siamo sempre sulle... Io però... ho letto il pallone, ma forse 10 volte. Ma ha letto, dall'inizio alla fine, cioè, ho trovato appuntini, appunti vari, tutte le volte che lo leggo trovo sempre qualcosa in più. Cioè, non se ne viene a capo, non se ne viene a capo. Beh, adesso vedremo, comunque, non dico di scoprire tutto, ma dico, quantomeno di venire a conoscenza di certe cose che potrebbero comunque dare un certo indirizzo, anche perché... I 25 punti del dottor Dainotti sono molto importanti, però attenzione che non sono quelli, cioè diciamo che sono quelli riportati in televisione, ma la televisione ha tentato di, tra virgolette, coprire determinati personaggi. Certo. Senti, è un ultimo personaggio di questa storia, credo che si possa identificare nella procura di Trieste. Cosa ne pensi a tal riguardo? Perché io dico questo. Penso che dopo che avrai mandato in onda questa intervista, il dottor De Nicola arriverà a suonarmi la porta con i braccialetti d'acciaio, ma non importa. Affrontiamo no, anche perché io dico questo, come ho già detto anche in un'intervista con Covalero, nel 2023, in un momento in cui siamo dotati di tecnologie di ogni tipo, telecamere, GPS, cimici, intercettazioni telefoniche, celle telefoniche, e in un caso che coinvolge così tante persone, non c'è una persona che, sentita quella, è finita lì. Cioè, come sia stato possibile a oggi ad essere ancora in alto mare? Perché primo, le indagini sono partite in ritardo. Perché ovviamente la sera del 14 dicembre, quando il signor Sebastiano va a fare segnalazione di scomparsa, riporta determinate cose, quello che purtroppo tantissime persone in Italia non sanno è che la polizia ti pone determinate domande e dopodiché cataloga lei come aprire il fascicolo. E per quanto riguardava la signora Liliana, non essendoci tre parametri che serviva alla polizia, è stato catalogato come allontanamento volontario. Chiaro. Perché mancavano tre parametri base, cioè non era minorenne, non aveva patologie tipo Alzheimer, tipo demenza senile o comunque che la portassero ad avere vuoti di memoria, e non era in necessità di farmaci salvavita. Questi sono i tre parametri, di conseguenza maggiorenne e tutto quanto, una può allontanarsi tranquillamente. Purtroppo qui si apre lo scenario
che ha portato la polizia, perlomeno la squadra mobile, perché è subentrata la squadra mobile, a commettere degli errori. Ma questi errori sono dipesi anche da personaggi che ruotano intorno a questa vicenda, che hanno ben pensato di stare in silenzio quella sera. Puoi dirci qualcosa di più? Certo, la signora Gabrielle e il signor Nasti, che accompagnando il signor Resinovic hanno taciuto delle informazioni importanti, perché loro erano a conoscenza del signor Sterpin e si sono ben guardati dal dirlo. Perché il signor Nasti e la signora Gabriella vengono sentiti per la prima volta il 24 dicembre. Quanti giorni sono passati? Un bel pezzo in là, certo. 10 giorni, certo. Mentre voi eravate lì, cioè erano loro lì, con il signor Sebastiano, il signor Sebastiano ha rilasciato determinate dichiarazioni e loro non sono intervenuti. E questo è un dato di fatto. Come non è intervenuto il fratello il giorno dopo. E questa è una cosa, a mio parere, molto grave. Ah beh, certo, perché se uno va a deporre deve dire le cose come stanno. Loro non sono andati a deporre, loro hanno accompagnato Sebastiano. Però se io accompagno te, che è sparita tua moglie, e io sono una vostra amica, ma sono a conoscenza di fatti che possono riguardare questa sparizione, okay? Che può essere stato un allontanamento, può essere stato un omicidio, noi non sapevamo niente in quel momento, cioè loro non sapevano niente in quel momento. Perché stare in silenzio? È certo, quello che certo. Mi stupisce, soprattutto perché è un dato di fatto, il signor Nasti è un ex carabiniere, dovrebbe certo. Sapere che le prime ore sono le più importanti. Quindi perché non dire, visto che sei a conoscenza di una situazione particolare, non portare alla luce questa situazione, anche in modo privato? Per mettere gli agenti comunque davanti a un quadro totalmente diverso. No, hanno dovuto aspettare, hanno mandato il signor Sterpini il giorno dopo e quindi si sono perse ore importantissime. E di questo è un dato di fatto, che poi mi vogliono far querela, non mi vogliono far querela, mi vogliono denunciare, non me ne frega niente, però questo è un dato di fatto, ragazzi. Cioè, se dobbiamo stare qua a raccontarci le favole, raccontiamocele. Ma loro erano lì. Sì, certo, no. Non occorre. Il silenzio al suo peso, no? In questa storia. Allora, senti, Katia, prima di fare un po' così un excursus della giornata del 14, di quello che è successo, quando è morta Liliana? Perché questa, cioè, se non partiamo da qua a fare i ragionamenti, a poco serve. Io recentemente ti dirò, te l'ho già detto per telefono, ho visto un video della dottoressa Bruzzone, che stimo molto per come sa parlare, per la sua esperienza eccetera, poi ha le sue idee lei, per la sua preparazione, assolutamente, poi le idee che possono essere anche confutabili. Ma l'ho ascoltato molto attentamente quell'intervista in cui lei parlava del ritrovamento di Liliana il 5 e diceva che Liliana era in stato di rigor mortis, cioè di rigidità cadaverica. Esatto. Un fatto che non riguardava solamente Liliana, ma riguarda tutti coloro che defungono, diciamo così. Subentra questa rigidità a livello muscolare, tendineo, non sono un medico, quindi prende le cose, per cui ritrovate in quello stato, e questo rigor mortis fa riferimento, credo, a 48-60 ore prima della morte, ma non si protrae per settimane, no? Infatti l'abruzione diceva che già dalla parte cervicale il rigor stava piano piano scemare. Era in fase conclusiva. Il rigor mortis era in fase conclusiva. Diciamo così. Quindi è evidente che
Questa è in base alla relazione che ha stilato Costantinides, no? Costantinides. E com'è possibile quindi che fosse morta al 14? È praticamente impossibile. Non è morta il 14. No, diciamo, perché molti credo che ancora pensino che quel giorno Liliana... Molti pensano anche che sia morta il 13 notte e che non sia mai uscita di casa, anche se ci sono le telecamere, ma è il dato ufficiale scientifico. Atteniamoci alle cose che... Il dato ufficiale scientifico riporta la morte, purtroppo, della signora Liliana ai primi di gennaio. Primi di gennaio. Al massimo a 80 ore dal ritrovamento, massimo, attenzione, non minimo, massimo 60 ore dal ritrovamento del corpo. Quindi andiamo al più tardi, anzi al più presto, al 2. Io direi anche dopo, però non sono un Anch'io penso medico, dopo, però perché... da come ho visto le fotografie del corpo della signora Liliana, diciamo che ho parlato anche con, e questo non farò il nome, ma lo posso dire, ho parlato anche con uno dei medici legali tirocinanti presenti al ritrovamento. Diciamo che dopo il 2. Dopo Secondo me è dopo il 2. benissimo. Il fatto che sia morta il 5 e non il 2, il 3, ma non certamente il 14, beh, pone un evidente problema, no? Dove è stata questa donna? Cosa ha fatto per 3 settimane? Che Ha fatto risposta quello che dai ha tu? fatto. La risposta do. La risposta è che Liliana se ne sia andata, ma quello che ti ho detto al telefono, te lo ripeto qui, per me la situazione della signora Liliana non è iniziata il 14, per me è finita il 14. Perché per come ho visto io i movimenti di quasi tutti quanti, ci sono dei movimenti troppo strani antecedente alla scomparsa della signora Liliana, cioè sopravvenuti i giorni precedenti, cioè prima che la signora Liliana scomparisse. Cosa è successo? Non è dato sapere se le persone non parlano. Ah, Non certo. c'è dato sapere. C'è dato sapere che ci sono troppe cose che non quadrano. C'è dato sapere che ci sono troppi depistaggi, c'è dato sapere che ci sono troppe bugie. Attenzione, da parte di chi? Di tutti. Di tutti. Sì, beh, ma è abbastanza evidente perché... Però mi chiedo, è possibile che in questa cerchia di persone non ce ne sia una che abbia avuto o avrà, speriamo, il coraggio di dire a questo punto io dico tutto? E che sa come stavano le cose esattamente. Anche per liberarsi la coscienza, La speranza sarebbe quella, ma questo dimostrerebbe anche, cosa che fino adesso mi dispiace dirlo, ma sì, è chiaro, che volevano anche bene la signora Liliana. E dunque? E dunque, sperando che una persona che veramente l'abbia amata, che veramente l'abbia voluto bene, che veramente l'abbia rispettata, e chiaramente che me voglia che riposi in pace, che dica la verità. È Ma non certo. credo che, ma non credo che succederà. Perché Tu sei se non l'hanno fatto scettica. per 19 mesi, se non l'hanno fatto per 19 mesi, cioè Certo. tutti quanti, chi poco e chi meno, chi di più, chi di meno, tutti quanti hanno detto delle bugie. Bugie che al di fuori, comunque uno può dire, non sono importanti, ma che messe tutte insieme Ah, certo. sono importantissime, Come no? che danno un quadro della situazione completamente diversa da quella che hanno fatto, che hanno voluto far apparire in TV. E anche qua mi chiedo, perché hanno voluto esporsi in questa maniera e Certo. poi, arrivati al dunque, non hanno fatto nulla? Certo. Cioè, nessuno ha dato. Allora, mettiamo caso. Prendiamo la tesi di tutti dalla televisione, tutti contro il signor Sebastiano.
Mettiamo caso che l'omicida sia lui, perché parliamoci chiaro, fascicolo aperto adesso è per omicidio volontario contro ignoti. Quindi si può parlare di un ipotetico assassino. Mettiamo caso che l'assassino sia lui. Va bene. Televisione ne hanno dette di tutti i colori. Perché non l'avete affondato a Sit? Certo. Perché quando state a testimoniare e la questura, la squadra mobile precisamente, vi pone delle domande, voi rispondete no? O rispondete non sono a conoscenza, non è mai successo? Cioè, nessuno ha riportato che c'erano problemi tra signor Sebastiano e la signora Liliana. Nessuno. Senti. Tutto a dire che il signor Sebastiano era uno che prevalecava la coppia, ma nel senso che era quello dominante della coppia, cioè che si doveva fare quello che voleva te, però anche dicono che lei glielo faceva fare. Allora, se la signora Liliana, che è una donna che in passato ha anche tirato fuori il fratello dai guai, perché lo riporta anche la signora Silvia Radin in un'intervista, quindi era una abituata a muoversi in determinati ambienti, in determinate cose, era una donna indipendente di qua e di là, gli stava bene che il marito si comportasse così, chi siamo noi per giudicare questa coppia? No, certo. Allora, perché devi andare a dire in televisione che il signor Sebastiano è così, il signor Sebastiano è cos'ha, il signor Sebastiano è colà? Poi arrivi, la squadra mobile ti chiede determinate cose e no. Senti, torniamo un attimo, Katia, a quelle 3 settimane di scomparsa di Liliana, prima di riapparire nel boschetto cadavere. Che cosa può essere successo? Dove può essere stata? Allora, ufficialmente la signora Liliana non aveva documenti, ufficialmente la signora Liliana non aveva soldi, ufficiosamente la signora Liliana poteva avere tutte e due le cose, perché poteva avere documenti cartaceo, il Green Pass cartaceo e soldi contanti, perché abbiamo capito che in casa Visentina Resinovic Giravano. dei soldi contanti ce n'era, quindi in un albergo assolutamente no, perché sarebbe stata registrata e quindi Certo. a meno che qua si aprono due scenari, perché se è stata registrata e la polizia l'ha trovata e lei non si è voluta diciamo palesare con i parenti, anche qui cosa che persone non sanno, la polizia non era obbligata ad avvisare nessuno e non poteva neanche chiudere un fascicolo per sequestro, perché di mantenere la privacy dello scomparso. Ma tu hai anche una seconda ipotesi. Che si sia nascosta a casa di amici. Viene da pensare, è sempre stata vestita nello stesso modo, ha mangiato l'uvetta anche quella Non è mattina. vero? Non è vero? Non è vero? Chi dice che è stata vestita sempre nello stesso modo? Ah no, assolutamente Allora, può non essere. se noi analizziamo tutto, come io ho analizzato, tu sai benissimo, c'è una testimonianza del 22 dicembre, riporta la signora Liliana non vestita come è stata ritrovata, riporta la signora Liliana con un giubbotto rosso ruggine, Sì. giacca, non giubbotto, giacca, giacca tipo piumino che la signora Liliana possedeva. Giacca che già nella foto che fece il fratello il 18 dicembre non compare nell'armadio. Ma questi vestiti, Quindi, questi cambi, diciamo così, chi glieli portava? Lo sappiamo, abbiamo un'idea, la buttiamo lì, ce la teniamo per noi. possiamo anche buttarla lì. Cosa mi interessa? Penso che sia l'unica persona che non avrebbe dato nell'occhio a entrare e uscire da via Verrocchio 2. Cioè, non ci sono altre possibilità perché un estraneo incrociato poteva dare nell'occhio. Una persona conosciuta che abita lì non avrebbe dato nell'occhio, anche se Certo. fosse uscita con una borsa.
Certo. Si poteva pensare che stava aiutando il signor Sebastiano Visentin in qualche faccenda. Una supposizione? Sì. Ho le prove? No. Però facciamo un ragionamento logico. Siamo qui per parlare. Anche perché, parliamoci chiaro, la squadra mobile cercava la signora Liliana? La cercava. E sai dove l'ha cercata? Di. A casa della figlia di Starpin, che in quel momento era disabitata perché la figlia di Starpin era via. Hanno controllato persino la corrente elettrica. Riscontrando che cosa? Nulla. Nulla, che in quella casa non c'erano, non ci poteva essere nessuno, però anche questo purtroppo, a mio parere, è un dato soggettivo, perché se io non uso corrente, cioè massimo non accendo la luce, mi lavo e mi cambio la corrente, cioè non è che uso tutti gli elettrodomestici e quindi ho il picco. Se c'è modo di non usare quasi niente, però questo è il dato riportato dalla squadra. Poi ci, poi ci torniamo sul fatto della corrente, mi viene in mente quello che gira da qualche settimana relativamente allo stare nel laboratorio di Visentin, dove sembrerebbe che il telefono quel giorno non prendesse e dove non si annotava nessun tipo di carico elettrico particolare. E come mai la cella di Sebastiano aggancia la cella di Via d'Alessio? Via d'Alessio, scusami. Via d'Alessio è dove abita il sindaco. Sì, e come mai tra Via d'Alessio e Via Donizetti ci sono 2,6 km eppure aggancia quella cella? Sia alle 9:14 sia alle 12:10. Quindi Sebastiano potrebbe non essere stato lì nel suo laboratorio, ma a casa di Sterpino. Io sto parlando di celle telefoniche. Sì, certo, è evidente. Non ero il 14 di dicembre a Trieste. Senti, torniamo invece alla situazione di Liliana in questo nascondiglio, chiamiamolo così. Quindi okay. Vestiti, abbiamo pensato chi avrebbe potuto foraggiarglieli. Quindi aveva soldi con sé. Con tutto il contante che aveva in casa, non penso che abbia fatto fatica a portarsi via anche 500 euro, perché comunque contanti in casa ce n'erano. Certo. Come spieghiamo invece, Katia, il discorso dei cellulari rimasti a casa? Rimasti o riportati a casa? No, sono rimasti a casa perché le celle telefoniche li riportano lì tutto il giorno, sì, a parte c'era quando Sebastiano li porta in questura. C'era anche il Quindi discorso dei contapassi. Contapassi, ma soprattutto la cella telefonica, le celle telefoniche le riportano lì, perché quando arrivano comunque i messaggi del signor Sterpini, il messaggio del signor Sergio, i messaggi comunque, anche perché il nostro telefono in connessione dati lavora, tutto quello che riguarda il traffico della signora Liliana, quel giorno prende sempre solo quella cella. Quindi da lì i telefoni non sono mai usciti. Liliana quindi quella mattina uscì senza i cellulari sicuramente, forse come dicevi tu, con dei cartacei relativi al Green Pass e ai Senza documenti, cellulari, siamo sicuri? che non avesse un altro. All'appello mancherebbe il famoso cellulare di cui Sebastiano parla, che era il cellulare di sua figlia. All'appello mancherebbe. Quindi avrebbe potuto avere con sé comunque un mezzo con il quale contattare chi voleva. Allora, se noi dobbiamo basarci su quello raccontato in televisione, su quello raccontato a Sit, lui ha sempre detto che il secondo telefono della signora Liliana era il Samsung di sua figlia. Il Samsung della signora Liliana trovato non poteva essere quello di sua figlia perché è un modello più recente. Un'ultima cosa, che va bene, questo qui probabilmente è proprio l'ultimo dei problemi. Liliana è stata trovata completamente depilata come lo sarebbe stato il giorno 14. Si sarà depilata il 3, Sì, il anche 2. perché Liliana non è, cioè,
cerchiamo di capirci. Da perizia medica, Liliana si era rasata. Cioè, la depilazione è una cosa, la rasatura è un'altra. Certo. Quindi ti fai una doccia e sei abituata, perché tante donne so che lo fanno, la mette, ti via. Fai una doccia e sei abituata a passarti il rasoio, lo fai in automatico. Cioè sono gesti che tu poni tutti, cioè, tu fai tutti i giorni, e quindi lo fai in automatico. Senti, 8-idrossichinolina. Scusa lei che era abachi? Ma da quello che ho capito, grazie a comunque persone che mi danno una mano anche sul mio gruppo, tra cui una professoressa fantastica, è un fungicida, cioè una cosa che si usa in alcuni prodotti per delle piante. Si trova in prodotti per diserbanti, diciamo, da quello che ho potuto capire io. Ah, tra parentesi. Il punto, il posto dove io penso che sia stata, anche questa sostanza c'è. Lo possiamo dire? Non conviene? Eh? No, ok. Comunque è molto probabile che, come hai detto tu, un prodotto contenente questa molecola fosse nel nascondiglio delle sue 3 settimane. C'è la mesalazina. Sì, certo. Anche lì, perché in questo appartamento c'è anche questo medicinale. E qua non possiamo violare giustamente la privacy delle persone, perché sennò veramente finiamo in galera. Certo, Però però volendo, un posto dove andare, Liliana ce l'aveva. sì, un posto per lavare la biancheria senza usare la stessa corrente. Sì, visto che in questo posto, nelle vicinanze, c'è anche una gettoni. Certo. Lavanderia asciugatrice, quindi lì in un'ora ti posso assicurare, perché ho provato, io ho fatto la prova qua da me, in un'ora lavi e asciughi. Allora, Chi ti certo. vede? Chi ti vede? La sera alle 8, chi ti vede? Dicembre, la sera alle 8, non c'è nessuno, è buio, vai, metti fai la lavatrice, te ne vai, torni, fai l'asciugatrice, torni, in un'ora hai fatto tutto. Ma poi che cosa è successo? Poi Qui non lo sappiamo. qua, qui il campo delle ipotesi sono tante. Io, la mia convinzione è che la signora Liliana sia stata istigata a uccidersi, che sia un'istigazione al suicidio. Cioè lei al boschetto ci è arrivata con le sue gambe. Purtroppo sì. Anche perché quello che nessuno riporta è che la signora Liliana non è stata ritrovata in posizione fetale. Cioè, il ritrovamento del cadavere non è la posizione fetale. E non capisco perché nessuno ad oggi l'abbia dichiarato. Ma di posizione fetale, perché, attenzione, io non sapevo più cosa sia una posizione fetale, allora scientificamente quella è una posizione fetale, allora vabbè, io butto via tutti i manuali di medicina, perché per me quella non è una posizione fetale, come per me come per tante altre persone. Certo, io quelle foto ho avuto modo di vederle e l'idea che se ne ha è che lei fosse in ginocchio ed è caduta. In avanti, da qui comunque anche determinati segni che ha sul viso, perché alla fine la signora Liliana era in un boschetto, non era sul letto. Certo. Quindi ci possono essere sassi, rami. Istigata al suicidio perché, secondo te? Non ne ho la più pallida idea, però sembra, io non vorrei essere troppo crudele in questa cosa, o comunque troppo schietta, però sinceramente la posizione del ritrovamento sembra che la signora Liliana sia stata giustiziata. Giustiziata, ma in che modo? Con il sacchetto? È stato obbligato a mettersi due sacchetti in testa nel momento in cui è sopravvenuto lo svenimento per comunque asfissia di tipo B, di conseguenza respiri meno ossigeno e più anidride carbonica, svieni. Venendo la signora Liliana è caduta in avanti. Ovviamente, essendo svenuta, non puoi usare le mani per parare il colpo. Era da sola? No, assolutamente no.
Senti, persona, perché è impossibile che il sacchetto nero sulla testa se lo sia messo lei. È matematicamente impossibile. Quello sotto, sì, perché comunque, se no sarebbe, visto che comunque misura 1 metro, la signora Diana sarebbe stata coperta tutta. Quello inferiore, sì, quello superiore, no. secondo te quello dei sacchi è stato un depistaggio o semplicemente un modo per coprirla per rispetto verso la sua persona? Bisognerebbe sapere cosa passava nella testa in quel momento la persona che era con lei, cioè il grado di crudeltà, perché questa è, secondo me, una cosa ancora più crudele. E io non lo vedo come un gesto d'affetto. Io Liliana, la personalmente parlo per me. signora Liliana, uso signora come fai tu, che sei una signora, contrariamente a me. La signora Liliana, sembrerebbe essere stata avvistata nei giorni che vanno dal 14 al 5, più volte, no? Abbiamo persone che l'hanno avvistata. Ecco, Sì, quanto sono. ufficialmente io sono a conoscenza di 3 avvistamenti, perché li ho letti nel fallo. Ufficiosamente ne sono a conoscenza di 5. Ci puoi dire qualcosa? Di uno sì, perché mi ha girato un'email che io ho prontamente fatto avere tramite PEC a De Niccolo. Sì, questo del 28 dicembre, che ha avvistato la signora Liliana, almeno lui è convinto al 90%, nel punto dove io ho sempre sospettato che fosse nascosta, quindi a Trieste. L'avvistamento del 31 dicembre è un po' più complicato parlarne, però ci arriveremo. Con altre testimonianze. Le altre 3 testimonianze, quella del 22, te l'ho detto, lei la riporta vestita in un modo che poi si vanno a guardare le fotografie della signora Liliana e l'abbigliamento potrebbe anche ritornare. La sera del 14, poverina, ha fatto un lavoro che veramente è tanto di cappello, perché ha ricostruito minuto per minuto quella giornata per dimostrare che l'avesse vista, ed è molto affidabile. A mio parere, perché è proprio minuziosa, minuziosa la ricostruzione e non tutti l'avremmo fatto. Oltretutto, la signora del 14 conosceva sia il signor Sebastiano che la signora Liliana, quindi è certa di averla riconosciuta. Ma secondo me l'avvistamento più impressionante è quello del 1º gennaio. Ce ne parli intanto che io chiudo la porta perché arrivano rumori. 1º gennaio riporta questo avvistamento di questa persona che l'ha vista a Muggia su una panchina. Il problema è che lui riporta fedelmente i vestiti, la quale può essere trovata la signora Liliana. L'unica cosa che si differenziano è il giubbotto, che dice che la signora Liliana è grigio, e loro lo riportano sia quello del 14 sia quello del 1º gennaio scuro. Ma l'interno del giubbotto della signora Liliana è effettivamente scuro. Non possiamo sapere se l'avesse messa all'incontrario. Che fosse Però, reverso. esatto, però quello del 1º gennaio riporta gli occhiali. Occhiali che nessuno sapeva che la signora Liliana avesse portato con sé. Che poi sono stati ritrovati nella borsa. Poi sono stati ritrovati il portafoglio. Non ho conoscenza di questo fatto. Infatti, se ne parla nel faldone. L'unica cosa che purtroppo, qui secondo me la squadra mobile un attimino sbagliato, che diciamo che lei va a prendere le telecamere di questo posto, purtroppo non ci sono telecamere puntate dove c'è stato l'avvistamento della signora Liliana, ma ci sono telecamere in entrata e in uscita, che controllano solo l'arco temporale dichiarato dal teste. Controllano tutta la giornata, cioè, se la signora Liliana fosse entrata o uscita, entrata prima e uscita dopo, non possiamo saperlo. Certo. Senti,
Senti, dunque, il 14 non andiamo avanti ancora molto perché poi le interviste sono belle, ma stancano anche. Il 14 Liliana esce, va bene, c'è la famosa telefonata nella quale non si sa bene che cosa si dicano le esterpine. Qua però dobbiamo dare un'informazione precisa. Siamo tutti orecchi. Perché il signor Claudio, signor Serpin, riporta che la signora Liliana dovesse andare alla Olinda. A SIT lui riporta che la signora Liliana gli dedicava la giornata del martedì. Martedì mattina loro stavano insieme, poi pranzavano, poi andavano al cimitero, bla 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 bla. Allora, alla Wind la signora Liliana ci va veramente? Ah, sì? Ma non il 14. Ah, d'accordo, sì, no, d'accordo. Il 30 novembre sì. 2021. Sì, dove? Questo me lo diceste. Sì, ma il problema è che è un martedì. Se realmente la signora Liliana dedicava tutti i martedì al signor Sterpin, perché il signor Sterpin non è a conoscenza che la signora Liliana era già andata a Wind il 30? E attenzione, c'è il contratto redatto dalla signora Liliana. Certo. Come spieghi tu, a proposito di questa Wind, Katia, il fatto che Sterpin sia andato a verificare che Liliana fosse andata, ma non è entrato nel negozio? Questa è una bugia bella e buona. Il problema è che lo stesso Sterpin, magari c'è anche passato la Wind nella sua vita, per amor del cielo, e avrà visto due commesse. Gli è andata male, e questo purtroppo è l'unica parola che mi viene da dire, perché quella mattina la proprietaria del negozio era sola. Non ci si poteva sbagliare. Eh no, eh no. Che signora che è stata sentita. Certo, signora alla quale si è mostrato anche la foto del signor Sterpin, signora alla quale lei non riconosce il signor Sterpin in nessun modo, ma dichiara che la signora Liliana Resinovic è la loro cliente. Certo, che però era andata una settimana prima, due settimane prima. Il 30 novembre, l'ultima volta che loro hanno visto la signora Liliana Resinovic è il 30 novembre. Sì, non si spiega questa bugia di Sterpin. Sono attenzione, andato. Attenzione. Io penso che sia una bugia di Sterpin, però visto che stiamo raccontando i fatti, dobbiamo raccontare i fatti come sono. È una bugia del signor Sterpin o è stata una bugia della signora Liliana? No, che Liliana avesse detto vado alla Wind e poi aveva in mente di andare da un'altra parte, d'accordo, ma lui dichiara di essere stato alla Wind a verificare. Ah, sì, no, non è vero. Non è vero, non è. Cioè, ma tu devi, allora, il problema di questa storia qual è? Che tutto quello che è stato raccontato in TV, purtroppo per noi, poi alla fine non c'è niente di concreto, non c'è niente di che è stato verificato che corrisponda a verità. Perché sono tanti gli scenari che purtroppo non collimano, ma non collimano quasi niente. Cioè, se io ti dovessi leggere anche dichiarazioni del 24 dicembre della signora Micheli e del signor Nasti, cioè non collimano, non si mettono d'accordo nemmeno sull'orario di quando sono scesi dal signor Sebastiano. Il problema è che c'è una signora, che è amica di Liliana, che non abbiamo nominato perché non c'entra questa storia e non ha intenzione di nominare, in cui riporta altro. E fa capire chi dei due abbia mentito. Secondo te chi può aver mentito? Ok, adesso deve aver capito. Senti. E come, l'ultima, così poi almeno evitiamo di... come tutti che dicono, non è vero che Liliana era a conoscenza del fatto che il signor Sebastiano, cioè la signora Liliana, scusate, che il signor Sebastiano prestasse i soldi a suo figlio. Qua, la signora Laura riporta questa dicitura. Siamo andati una sera a cena nel ristorante gestito anche dal figlio del signor Mesentin, di Sebastiano, e nel pagare il conto Sebastiano disse: porca miseria, mi ha anche fatto pagare il conto dopo che gli ho prestato 5.000 euro. Ed erano tutti fuori a cena. Quindi, signora Liliana era a conoscenza che il signor Sebastiano prestasse dei soldi al figlio? Come? La signora Liliana riporta: sono anche stufo di pagargli le multe.
Quindi vuol dire che la signora Eliana era a conoscenza di tutto. Perché in televisione vanno a dire no? No, ma a parte questo, 5.000 di qua, 5.000 di là, le spese per l'università della ragazza, no? I viaggi, eccetera. È evidente che... Attenzione, che dal conto corrente della signora Liliana venivano pagati solo gli affitti. Venivano pagati gli affitti e la signora Liliana prelevava neanche tutti i mesi 400 euro al mese. Ok? Ma in questi 400 euro al mese bisogna togliere anche i 100 euro di affitto in nero che lei dava al padrone di casa. Questo Oltretutto. è saputo. Quindi Quindi, quando mi troppi si viene a soldi. dire... Ma quando mi si viene a dire che il signor Visintin era mantenuto, perché tutto il resto veniva pagato in altro modo, perché con 300 euro non credo che tu possa vivere, aiutare tuo fratello, mantenere tua nipote negli studi, pagare le bollette, fare i viaggi. No, non ce la si può fare. Quindi. Anche perché tra tutte e due comunque avevano tre cellulari. Insomma, leamone. Sì, certo. Assolutamente, no, no, non ci si può stare dentro. Quindi, quei soldi da dove arrivano? Chi allora, se io mi devo tenere agli atti, sono gli amici stessi che fanno decadere il movente economico. Perché gli amici riportano che Sebastiano ha raccontato che lui prendeva, lui quasi con i coltelli guadagnava 400 euro a settimana, poi qualche volta invece lo portavano fuori a cena o qualche volta gli davano la spesa. Però anche se guadagni 400, perché okay, è brutto parlare di soldi, però in questo caso si deve fare, anche se guadagni 400 euro a settimana, cioè non puoi guadagnare e hai la pensione minima, non puoi guadagnare tanti di quei soldi da poter fare questa vita. E quindi si innesca la pista economica in questa vicenda, La pista economica, inevitabilmente. insomma, cioè, da sottovalutare. Per mio parere, non è da sottovalutare. Il problema è di cosa parliamo di pista economica? Chi ne era a conoscenza della pista economica? E Tu hai una qua si risposta? apre A un mondo, qua si apre un mondo. quando ci sono di mezzo i soldi, sempre. Qua si apre un mondo. Pista economica legata a traffici, evidentemente, di Io preziosi, escluderei, non lo so. per me è qualcosa che riguardava qualcosa di piccolo, quindi preziosi o roba del genere, perché comunque escluderei droghe, escluderei armi, perché la signora Liliana non credo che fosse così, cioè non avrebbe mai permesso di guadagnare su perdite di vite altrui. Questo no, non penso che fosse nel suo DNA. Però guadagnare qualcosina con anche un trasporto di preziosi, cioè perché no? Certo, loro andavano Ma spesso in soprattutto Slovenia, io ho come una domanda dici? da farti. Ho una domanda da farti. Bene. La polizia informatica, vabbè, ormai si è capito che io non credo alla storia d'amore, per l'amor del cielo. Vabbè. Plateale. Ma da perizia informatica, secondo te, perché la signora Eliana aveva eliminato il numero del signor Starpin dal 2016? Aveva eliminato il numero di Starpin dal 2016. Beh, però risulta che si sentivano, no? Sì, ma non era registrato il numero del signor Starpin dal 2016. Quindi è possibile che non parlasse con lui, ma con qualcun altro? Che parlaste con lui, per l'amor del cielo, ma che prova a parlare con il signor Ma non certo per dirsi amore mio, ti amo, quando scapperemo, queste cose qua. È evidente che anche Sterpin, se è vera la pista economica, anche Sterpin è coinvolto. Beh, allora io ti posso leggere una pagina che ti farebbe rimanere scioccato. E questa pagina non è un sit, ma è la relazione del poliziotto, perché poi i poliziotti redigono delle relazioni, la relazione del poliziotto che ha ascoltato la mattina del 15 signor Storpin. E io non credo che un poliziotto possa mentire ad atti ufficiali, perché è Didi.
quello che c'è scritto è veramente abbastanza, si apre un altro tipo di scenario. Eccolo qua, si apre un altro tipo di scenario. Allora, l'uomo riferiva di conoscere la Resinovich, vabbè, signora Resinovich, da più di 40 anni. In gioventù avevano avuto una relazione, poi entrambi avevano trovato altri compagni e si erano sposati. Nonostante ciò, erano rimasti amici e si tenevano in contatto, frequentandosi con i rispettivi coniugi. Sì, questa cosa me l'hai detta recentemente e mi hai lasciato basito. Cioè, Liliana Resinovich con Sebastiana Visentin si frequentavano con Claudio Sterpini e la moglie Palmira. Questo è quanto riportato dal poliziotto della squadra volante, che redige il rapporto da consegnare alla squadra mobile, perché da quel momento entra in scena la squadra mobile, prende in mano tutta la squadra mobile. Allora, o questo poliziotto mente, tenuto cervello in mente, ha deciso di scrivere quello che voleva, o mentre le dava il rapporto aveva davanti il signor Terpinna, perché ce l'aveva davanti il signor Terpinna, e quindi ha riportato quello che, anche perché poi va avanti, perché poi non è solo quello, perché poi dice: circa un anno fa la moglie dello Sterpino era venuta a mancare ed in seguito le frequentazioni tra i due si erano intensificate. La signora Lesino ci si era aperta ad aiutare lo Sterpino nei lavori domestici, dedicandogli la mattina del martedì mattina. Negli ultimi 2 mesi il rapporto tra loro era rifiorito, anche a causa del fatto che la signora Resinovich non provava più alcun sentimento per il marito. Pertanto i due amanti si erano ripromessi di lasciar trascorrere le feste e poi la donna avrebbe trovato il modo di lasciare il marito per trasferirsi dallo Sterpin. Questo lo dice lo Sterpin. Questo è il rapporto, ripeto, certo, del poliziotto che deve preparare un rapporto da consegnare alla squadra mobile. Sì, ma le parole sono di Sterpin. Penso proprio di sì, ma Sterpin dichiara che loro dovevano andare a fare il weekend il 19, cioè quindi nell'arco di pochi minuti, perché nell'arco di pochi minuti già si cambia versione. E io ripeto, io non penso che un poliziotto sia impazzito in un momento e dichiari il fatto, perché questo è un documento ufficiale. Quindi le due coppie si frequentavano. Così riporta lo Sterpin. Allora mi chiedo, mi domando, perché hanno sempre mentito su questo scenario? Certo, ovvio. Una delle tantissime incalcolabili bugie dette dai protagonisti. Ma senti, quella mattina che cos'è successo, quindi? Qual è la tua idea? Mi dai un minuto che prendo il caricabatterie che mi si sta scaricando il telefono? No, un minuto. No, fermati, Katia. Ti faccio un'altra proposta. Come in tutti i film che si rispetta, c'è un intervallo. Prendiamocelo anche noi, perché io ho il culo, scusate il termine, ma devo alzarmi da questa sedia. Per cui facciamo una sosta. Adesso sono le 16:30. Se sei d'accordo, ci rivediamo alle 17. Perfetto, va benissimo. A Ok. dopo. A dopo. Ciao. Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Katia Motta dopo esserci un attimino rilassati, perché va bene. Nel frattempo mi hai detto che dovevi fare una rettifica, Katia. Riguarda la vai. Perizia medico-legale che ho riletto un secondo e ho sbagliato a dire una cosa: il rigor mortis stava cominciando a risolversi dalla nuca, quindi non era in fase risolutiva, stava cominciando a risolversi. Questa è la rettifica da fare, perché è giusto riportare le cose fedelmente alla perizia medico-legale. Sì, certo. Senti, ritornando a quel 14 benedetto di dicembre, Liliana è uscita sapendo dove doveva andare. Aveva un appuntamento. Qua purtroppo gli scenari possono essere. Un solito discorso, bisognerebbe sapere la verità su quella maledetta telefonata delle 8:22.
perché se pensiamo che allora, speriamo per certo la storia d'amore, cosa che non ci sono riscontri da nessuna parte, speriamo per certo la storia d'amore, diciamo che Liane era un bivio, si è allontanata perché voleva riflettere tutto quello che vuoi. Se invece c'è sotto altro che è la pista economica, poteva avere, doveva trovarsi con qualcuno, perché se noi guardiamo il fotogramma delle telecamere, vediamo la borsa di Liliana abbastanza piena, pulposa, non è una borsa vuota. Quindi cosa conteneva Liliana quella borsa? Cosa c'era in quella borsa? E qui si aprirebbero degli scenari che potrebbero anche ritornare, considerato quello che si è trovato a casa di Liliana, però sono sempre supposizioni. Certezze non ne abbiamo. Tu pensavi anche che potesse avere con sé una cassetta di sicurezza? Beh, la chiave ritrovata a casa di Liliana, quella mostrata comunque sul faldone, è una chiave a stiletto. Io ho una chiave del genere che apre la mia cassetta di sicurezza che contiene le armi. Se io dovessi perdere o comunque mi si dovesse rompere il tastierino, quella è la chiave di scorta. Non è che io butto via la cassetta di sicurezza, assolutamente no. Ho il modo per aprirla, svuoto e poi me ne comprerei un'altra, che è quella portatile, quando io vado al poligono di tiro. Così sono un'altra informazione di me, ho armi in casa. Quindi sei una donna pericolosa, ormai abbiamo capito Abbastanza. perfettamente. Abbastanza. Va bene, ma se ammettiamo anche che lei avesse un appuntamento con qualcuno, chi può essere questo qualcuno? Allora, dalle celle telefoniche c'è da dire una cosa. Liliana era spesso a Pordenone. Perché era spesso a Pordenone? Chi incontrava a Pordenone? Chi incontrava Pordenone? Dicelo tu. Non lo so. Non lo so chi incontrava a Pordenone, scusate. Cioè, io ho delle celle telefoniche. Pordenone giunge nuova come località. Si è parlato. No, dalle celle telefoniche ci sono questi viaggetti a Pordenone. Siamo sempre al solito punto di discorso. La squadra mobile aveva tutto a disposizione. Ha analizzato bene anche i giorni precedenti la scomparsa? A me spiace che la squadra mobile abbia richiesto soltanto le celle telefoniche di tutti quanti. Solo dal 1° dicembre, perché secondo me anche novembre avrebbe dato qualche risposta in più. Oh, certo, stavolta chiudo la finestra, dopo spengo la luce. Sono Mi saluti la mia straligato. Lombardia calorosamente, perché mi saluti la mia Lombardia calorosamente. Te la saluto senz'altro. Quella litigata di cui parla Fulvio Covaleo in Via del Cacciatore, come la vedi, come la valuti? Secondo me c'è stata. A questo punto tacchi. Secondo me c'è stata e secondo me erano presenti il signor Cavaliere e la signora Gabriella. Quella litigata c'è stata ed erano presenti Gabriella e Covalera. Secondo me sì. Ma probabilmente, se così è andata, poi ognuna ha ripreso la sua strada. Poi la signora Liliana, secondo me, si è nascosta. Tu pensi a seguito di quella litigata? Non credo. Secondo Sì? me sì. Secondo me si è sentita tradita dalla persona di cui si fidava di più. E non è la signora Gabriella. Via di lì, quindi sei andata a rifugiare per 3 settimane, dove tu hai un'idea di dove possa essere. E dove caso strano, il signor Serpin a inizio dicembre si trova in questo luogo. Caso molto strano. Ah, spiega bene, scusa. Quando?
All'inizio di dicembre il signor Serpin si trova in questo luogo. All'inizio di dicembre, quindi prima della scomparsa di Liliana. Ho detto, per me il 14 è la fine, non è l'inizio di tutto, per me è la fine. Ci sono cose che non mi tornano prima del 14. Ce le vuoi dire? Troppe situazioni che non mi tornano. Ce le puoi dire? Io sono sempre un po' in ambash nel farti le domande perché non so fino a che punto ti puoi spingere. Ma diciamo che per 2 notti il signor Sterpin non dorme a casa, o comunque la macchina non è a casa, solo che in uno è a 700 metri da casa e potrebbe esserci una spiegazione logica, anche se è l'unica volta che la macchina non è in cortile, va bene. L'altra addirittura è fuori Trieste, quindi una prima della scomparsa, uno dopo la scomparsa. Dopo la scomparsa, lui va fuori Trieste. Sempre in regione, ma fuori Trieste, per una notte intera. Senti, cara Katia, di che cosa dobbiamo parlare ancora? Dipende, se vuoi che mi espongo o che non mi espongo. Ah, per Dipende me. come vuoi il conseguimento dell'intervista, se vuoi che mi esponga o che io resti in silenzio. No, questo lo devi valutare tu, per carità, se Ah, hai guarda, cose io interessanti da segnalo anche. dire. Ce ne sono tante. Cominciamo da qualcuna. Vedi tu. Cominciamo da qualcuno. Cominciamo nel dire perché nessuno, come abbiamo detto nella prima parte dell'intervista, perché nessuno riporta che tra Liliana e Sebastiano ci fossero problemi. Beh, problemi di che tipo? Problemi che può avere una coppia? Coniugali, coniugali, problemi coniugali, cioè che il matrimonio fosse alla fine. Va bene, ammettiamo che fosse anche così. Ci sta, e che lei avesse Ammettiamo. bisogno di un momento di riflessione. Ma perché nessuno lo riporta a sit? Ah, ok, lo riporto ufficialmente. Mentre in televisione a iosa. Ah, ecco, questo adesso mi è chiaro. Perché? Ok, partiamo da quel 14 dicembre, partiamo dalla dichiarazione del signor Nasti. Perché il signor Nasti, e questo lo riporta la questura di Trieste, riporta che dovevano incontrarsi Sterpin e Liliana in centro a Trieste in una casa di Sterpin? Perché se Arnasti riporta, e se vuoi te la leggo fedelmente, perché ce l'ho e lo sai, che loro si sono salutati al telefono e in serata scendono dal signor Sebastiano a chiedergli se c'erano novità, mentre la signora Gabriella riporta che dopo la telefonata loro sono scesi. Chiaro, lo sapevano tutto. Cioè sapevano quantomeno di questo allontanamento. Perché di questo alla fine dobbiamo Giusto. parlare, no? Di un E allontanamento. allora ti pongo un'altra domanda. Com'è possibile che nell'arco temporale di un'ora 3 persone cambiano totalmente opinione sul matrimonio Visentin-Risinovic nell'arco di un'ora? Senza porsi una domanda? Quale domanda? Se sia tutto vero o se sia tutto falso quello che ha riportato il signor Starpin. Spiego, perché magari così non si capisce. Sì, Il signor Starpin e il signor Nasti, a da loro racconto, si incontrano dalle 16:30 alle 17 di quel 14 dicembre. Si parlano, dopodiché il signor Nasti va a casa. Anche qui c'è una dichiarazione che non è supportata da prove. Va a casa, racconta tutto a Gabriella, alla signora Gabriella, e la signora Gabriella alle 17:39 decide di mandare un messaggio alla signora Liliana. Allora, l'arco temporale sono 1 ora e 9 minuti. Ci trovi logica?
Cioè, come devono essere andati i fatti secondo il loro racconto? Signor Nasti e signor Starpin si incontrano, il signor Starpin dice: io sono l'amante di Liliana, Liliana non mi risponde al telefono da questa mattina, Liliana è sparita, secondo me è successo qualcosa alla signora Liliana. Fine, perché poi lo signor Nasti deve andare a casa, riportare questo alla signora Gabriele, la signora Gabriele a mettersi in moto e mandare un messaggio. Ora, dal tuo punto di vista, ti sembra logico? Che passi tutto quel tempo, no? No, troppo poco tempo. Troppo poco Cioè, tempo. vabbè, ascolta, se a me una persona che non vedo da un sacco di anni mi telefona, vuole un incontro, mi racconta che una mia carissima amica, perché per il signor Nasti è una carissima amica, che la mia carissima amica è la sua amante, che è sparita, che è qua, che è là, che su, che giù, che doveva lasciare il marito, che dovevano andare via il weekend dopo, cioè, io ci metto un attimo a dire, a credergli sull'unghia. Poi devo tornare a casa, raccontare tutto al mio compagno, e cioè, ne parlerò col mio compagno, dirò: ma che cavolo sta succedendo? E tutto questo in 1 ora e 9 minuti? Perché poi c'è il tragitto per andare, c'è il tragitto per tornare, cioè. Tu pensi che si siano parlati più a lungo e poi sono andati giù da Sebastiano? Io penso che non sia vero tutto quello che si sta raccontando. Beh sì, beh, ma qui adesso andare a beccare chi ha detto il vero, chi ha detto il falso, chi si è contraddetto, non ne veniamo più a capo. No, è quello il problema, che non se ne viene a capo, perché bisognerebbe trovare la persona che ha detto la verità in tutta questa marea di bugie, e allora forse da lì interrogarla seriamente, perché è possibile che a nessuno, e ti assicuro, a nessuno è stato chiesto un alibi per il 14 dicembre. Beh, a proposito dell'alibi di Sebastiano. Te l'ho detto prima, quelle gelle telefoniche riportano Sebastiano vicino a casa di Storpin. Mi lascerebbe un po' perplessa. Cosa avrebbero dovuto dirsi, farsi? Siamo stati al discorso. Starpin, secondo me, signor Starpin, scusami, secondo me, sa cosa doveva fare Liliana quella mattina. Siamo Di stati al discorso, la telefonata conseguenza, è il bandolo della matassa, è lì. anche Sebastiano. Sì. E di conseguenza a ruota tutti gli altri. Tutti gli altri. Sì. Cosa ne pensi invece, Katia, della storia della macchina impantanata del figlio di Visentin? Allora, io ho fatto quella strada e c'è un dislivello tra l'asfalto e il campo. Se per disgrazia scendi con la macchina con 2 ruote, per quanto è tanto il dislivello, non la riporti su. Da solo non la riporti su. Se riesci con l'aiuto di qualcuno a caricare una ruota e quindi avere 3 ruote sulla strada e una giù, allora riesci a ripartire. Per me è vero. Per me è vero. Ma come lo spieghi che sì, anch'io penso che possa essere tranquillamente accaduto, che lui chieda una corda a Gabriella e Salvatore e addirittura poi lo chiede agli amici della Carnia? Lui ha chiesto alle persone, perché comunque da me la Carnia sono 40 km, per arrivare sul punto esatto da qua, da dove sono io, è un quarto d'ora, quindi sarebbe una mezz'oretta arrivare, 40 minuti. Da Da Trieste? Trieste arrivare sul punto sono 40 minuti. No, ma andare in Carnia, che poi ci sarà un No, paese, io no? credo che abbia chiesto a, perché stiamo parlando del signor Risuleo, ormai lo sanno tutti, Risoleo. credo che abbia chiesto al signor Risuleo di andare anche lui sul punto esatto e dargli una mano. Penso che gli abbia chiesto questo.
Se mi chiedete perché non l'ha chiesto agli amici Pina e Laura, che erano più vicini, Per esempio, certo. forse perché era il 30 di dicembre e il signor Pina e Laura, il signor Pina e la signora Laura non c'erano? Non c'erano più né Laura. Caspita. Quindi la loro casa era vuota. Sì, ma quei 2 giorni. E Ah, per 2 giorni. poi è lontano. Erano via per l'ultimo dell'anno, ecco, questo si intende, così si sa da sommarie informazioni che erano via per l'ultimo dell'anno, ma è molto lontano, Avevo cioè, sono malignamente 40 minuti. No, collegato la permanenza dei perché figli. tutti si chiedono come mai nessuno, però oddio, anche il signor Pino e la signora Laura, subito dopo il trovamento del corpo di Liliana fanno una cosa che io ritrovo veramente inconcepibile. A mio parere, dal mio punto di vista, io la ritrovo una cosa, e di conseguenza anche il signor Sebastiano, io la trovo una cosa veramente di cattivo gusto. Non ci posso fare niente. Vale a dire, ce lo puoi dire? Vale a dire che 3-4 giorni dopo il ritrovamento della signora Liliana, quindi la morte della signora Liliana, perché la signora Liliana non viene ritrovata di sicuro viva, postano una foto che sono gratamente felici e contenti per l'anniversario. E Sebastiano gli fa anche gli auguri e i complimenti. Una foto molto sorridente. Cioè, a mio parere, se fosse morta la mia carissima amica, avrei evitato. Ma questa sono io. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Di Ah, certo. sicuro anche il comportamento del marito non mi sembra logico. No, poi il fatto Però che dico. abbia, no, regalato le topoline all'amico Risoleo, il fatto che abbia regalato una macchina fotografica, forse proprio Pina e Laura, insomma, lascia un No, po' interdetti. tutto, allora, la macchina fotografica, il cuore di sasso e le topoline erano tutti quanti regali per il signor Risoleo. Non erano per la signora Pina. L'unica cosa che chiede al signor Pina e alla signora Laura è di tenergli gli hard disk, Sì, gli artisti. poi loro consumeranno in procura e se poteva tenergli in custodia 20.000 euro. Questo. Veramente si resta un po' allibiti davanti a questo fatto, no? Muore la tua donna, per quanto No, potessero muore. esserci. No, 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 no. In quel momento non era morta, in quel momento era scomparsa, No, perché già, attenzione, si parla tra siamo ancora, incendi e sì, perdonami. Siamo Natale. ancora al Sì, periodo di siamo ancora Natale, nel periodo della quindi scomparsa. peggio ancora, no? Tu non sai Questo esattamente ancora. che potrebbe essere viva, come molto probabilmente era viva in quel periodo, e tu vai a regalare le sue cose. Ma che E tu eri senso ha? certo che non sarebbe tornata, perché il signor Sebastiano era certo che non sarebbe tornata, perché pareva essere eccentrici, pareva essere in un momento di debolezza per questa scomparsa, sotto shock, così, però, signore e signori, no. Secondo Ma te è come. Sebastiano era certo che non sarebbe tornata? Certo Sì. o se lo immaginava? No, secondo me, io pondero molto le parole, aveva la certezza che non sarebbe tornata. Ma come l'avevano tutti? Caspita. Trovami una persona che non sia Sebastiano, che abbia cercato la signora Ah, Liliana in certo. quei giorni No, prima. certo. Bello detto. L'unica è la nipote che chiama chi l'ha visto. Per il resto, non fa niente nessuno. Beh, anche Fulvio Figura. La Cavaliero. cercavano morta. Perché? Cioè, se tu parli con una qualsiasi persona, familiare, amico, di una persona scomparsa, tuttora, se non è ancora stata ritrovata né viva né deceduta, questa persona la cerca viva. La prova contraria la Ah, cerca viva. vivi Loro no. nella speranza di ritrovarla viva, come no? Loro, nessuno la cercava, nessuno la cercava viva. Sì, nessuno la cercava viva, hai ragione, perché anche quando Covalero dice di essere stato con Sterpina a cercarla,
in montagna e la cercava morta. Anche il signor Covalero, e qua un sassolino dalla scarpa me lo tolgo, se permetti, che nell'ultima intervista con te ha detto: la prossima persona che mi chiede come sono andate le cose, i collegamenti tra il signor Serpini e lui, mostrerò questa intervista. Bene, il signor Covalero tuttora non ha ancora risposto alla domanda di non so quanti utenti, perché di cosa si sono detti il 23 dicembre, perché la prima telefonata del signor Serpin a signor Covalero risale al 23 dicembre, mentre lui continua a dire che risale al 25 dicembre. Come? Non ha mai risposto alla domanda posta da tanti utenti del tipo: cosa si sono detti il signor Serpin e il signor Covalero quando il 5 gennaio il signor Serpin esce dalla questura e lo chiama immediatamente? Secondo te, quando Liliana, diamo per scontato qualcosa, altrimenti parliamo veramente, cioè Liliana decide, aiutata da qualcuno, di suicidarsi e va con le sue gambe, come si è detto, al boschetto di San Giovanni. Sì. C'era più di una persona con lei? No. C'era una sola persona? Bene. No, perché sai, voglio dire, qui ci sono tutti intrigati, intricati uno con l'altro, che veramente si fa fatica a, cioè ci si lascia la testa. Io sono mesi che penso a questo caso e ogni tanto dico basta, mi fermo, perché le cose tornano a volte, sì, però c'è quel particolare che le celle si sono viste. Manca la cosiddetta pistola fumante. Certo. Manca la prova materiale di dire: ok, il puzzle è completo. Certo. Va bene, però quella non l'avremo mai, perché al boschetto non c'è. Sì, spero che gli inquirenti la trovino in questi mesi, santo cielo. Spero che decidano di fare dell'interrogatorio un po' più serio, non all'acqua di rose, come posti fino ad ora, perché sinceramente sono stati interrogatori all'acqua di rose. Perché, certo, cioè, quando viene a mancare una persona, cioè, tu devi anche indagare su questa persona, certo, perché è normale che tu debba indagare sulla vita di questa persona, sul suo passato, certo. Sul suo passato, sui familiari, non solo sul marito, sui familiari. Ne ha costo di ricevere una querela da Trieste, lo dico fuori dai denti, perché il signor Sergio e la sua famiglia non sono stati attenzionati in nessun modo? Non sono stati sotto intercettazione, non sono stati investigati, niente di niente. Il nulla cosmico. E questo perché, secondo te? Ah, non lo so, andrebbe bene sulla squadra mobile, però è la cosa più strana, perché in tutti i casi viene attenzionata la famiglia, soprattutto quando comunque dà testimonianze, viene a sapere che la signora Liliana dava comunque soldi al signor Resinovic perché erano in difficoltà economiche, e questo è risaputo dagli atti, non mi si può contestare niente. Quindi perché la squadra mobile non indaga sulla famiglia Resinovic? Perché sono stati commessi tutti questi errori? Certo, per quello io all'inizio ti domandai tra le persone indagate, coinvolte, che secondo me anche la questura ha giocato il suo ruolo. Ma tanto, allora, la questura ha fatto 30 perché ha fatto tantissimo, ma non ha fatto 31. Il problema è Certo. quello, è il 31 che manca. Spero che con l'indicazione del dottor Dainotti, che tira dentro anche il signor Sergio e famiglia, perché tira dentro tutti, si riesca ad arrivare a un dunque. Senti, oggi Perché noi lo sappiamo. il 4 di agosto, quando stiamo registrando questa intervista, ci sono degli indagati? Secondo me sì, due. Due. Però mi dicevi anche che la questura non è tenuta a rivelare chi sono. Assolutamente no, come non è tenuto a mandare un avviso di garanzia, attenzione, perché la gente forse non sa che tu puoi essere iscritto nel registro degli indagati, di conseguenza si indaga sulla tua persona, ma non è obbligato a mandarti un avviso di garanzia.
ci sono stati indagati che neanche sapevano di essere indagati. Cioè, per scoprirlo bisogna controllare il proprio 335. Cos'è il 335? Il nostro casellario giudiziario, per chi non lo sapesse. Figurarsi se non... Beh, Il mio, se vuoi te lo faccio vedere, è pulito. però loro hanno anche degli avvocati, no? Possibile che lo... Eh? Sebastiano, Chi è la Sergio, non ce l'hanno. porta? Fine, tutti gli altri? Non ce l'hanno. Però almeno loro potrebbero dire, no, stai tranquillo che non sei indagato, no? Nessuno. Che poi voglio dire, essere indagati, L'avvocato con il suo mandato. che cosa comporta essere indagati nella realtà? Nella realtà comporta che è un bene anche per me stesso, perché io posso richiedere che tu, se stai facendo comunque delle cose particolari che riguardano me, io posso nominare dei periti, tipo il DNA, tipo, cioè, ci sono, essere indagato è una protezione anche nei miei confronti, non vuol dire essere colpevoli. Anzi, però poi bisogna vedere, il reato per cui sei indagato. Perché faccio un esempio. Il signor Claudio Serpini potrebbe essere stato indagato per falsa testimonianza. Perché Ah, certo. nel momento in cui dichiara al mondo che esistevano cantinole e soffitte, ma a SIT, quando gli si chiede è a conoscenza di altri posti, no, io non sono a conoscenza di altri posti, quella purtroppo è falsa testimonianza. E quindi, siccome il dottor Dainotti richiede queste verifiche, è normale che io debba scrivere nel registro degli indagati, perché tu mi hai redatto falsa testimonianza. Poi Steppin dichiara che quella mattina va in via Verrocchio e si ferma lì. Non citofona, non appura che Liliana. Assolutamente no. Questo perché, secondo te? Era inutile? Tanto si sapeva già Sì. dove... Eh? Ma siamo sicuri che andate in via Verrocchio per vedere se c'era Liliana? Ricordiamoci sempre che in via Verrocchio abitano altre persone. Certo. Se tu noti, e anche qua mi prendo la responsabilità di quello che dico, se tu noti, gira che ti rigira, un personaggio di questa storia è predominante. Sempre e comunque, dovunque ti giri, c'è una regia. Ma Sì, penso di aver capito a chi alludi. Ma se vuoi dirlo esplicitamente, perché sai... signora Gabriella mi chiede? La signora Gabriella mi chiede, secondo me è la regista di tutto, perché è quella che ha depistato di più di tutti. Cioè, mi ricordo anche quando in una intervista con la dottoressa Buzzone disse di aver visto le immagini della telecamera della polizia Falso. della Nessuno scuola. può vedere le immagini. Nessuno può vedere le immagini della scuola di polizia perché sono protette da password e quella password era in dotazione ad una sola persona. Falsissimo. Però al di là di questo, lei disse che le aveva viste e non aveva riconosciuto Liliana. È ovvio, cosa doveva dire? Cosa doveva Come dire? disse in quella famosa no, come disse in quella famosa intervista, perché diciamole tutte, che la signora Liliana era stata ritrovata senza i calzini, che la signora Liliana aveva una felpa rossa che non era in sua dotazione. Dove sono queste tre dichiarazioni? Dove sono i fatti concreti di queste tre dichiarazioni? Uno, la signora Liliana è stata inquadrata dalle telecamere e si vede benissimo che è lei. Due, la signora Liliana è stata ritrovata con i calzini. Tre, la signora Liliana non indossava una felpa rossa. Allora, alla gente le conclusioni. Che casino. No, anche perché va bene, tu potresti vederci la regia di questa signora dietro Certo, a lo questa confermo. questione, ma a quale scopo? Denaro? Denaro, gelosia. Perché Nasti aveva fatto gli occhi dolci a Liliana, si diceva.
O ti ripeto, o perché magari lei aveva fatto gli occhi dolci a signor Sebastiano e non l'aveva Sebastiano. scelta, non l'aveva scelta Liliana. Certo. Hai ragione, e so che tu, quando dici questo, ne sei certo. Molto certa. Mi spiace che poi alla fine certe cose non si possano dire perché sono veramente. Beh, è reato, semplicemente perché è reato, perché se si potessero dire io lo direi, ma siccome è reato non si possono dire, semplice, cioè non stiamo qua a raccontarcela di qua di là, perché se poi diranno che io dico e non dico, no, certe cose non si possono dire perché semplicemente è reato, fine. No, certo. No, ma in questo senso sei stata fin troppo disponibile, Katia. Senti, magari boh, se succede qualche novità, se salta fuori qualcosa di nuovo, magari ci rivediamo e ci facciamo ancora quattro chiacchiere, se ti fa piacere. Adesso direi di chiudere qui questa intervista, a meno che tu non abbia altro da dire, che non hai detto. Un'unica cosa, Una ho un'unica cosa da dire, valanga l'ultima. di cose. Eh? Una L'ultima, cosa? ma questa va detta. Per la correttezza nei confronti degli utenti va detta. Allora, c'è una situazione che è molto spinosa, che riguarda il signor Sergio Resinovic e riguarda la squadra mobile, che ha commesso, secondo me, un errore gravissimo. Il Sergio Resinovic consegna a maggio due chiavi, una attaccata a un portachiave, una sciolta, detto da lui, ritrovata in una scatola che aveva prelevato a casa dalla sorella quando era andata a prendere dei regali, dei ricordi, diciamo. Fino a maggio questa scatola non viene aperta, non si sa perché, ma questo sorvoliamo. La squadra mobile controlla queste chiavi, che poi è uno dei 25 punti del signor Dainotti. Però il problema è che controlla via Ponderes, via Gaggiolo, che è la vecchia casa, strada di Gaggiolo, adesso non ricordo bene la via, e via Piano. Ma perché la squadra mobile non confronta Certo. con le chiavi di scorta della signora Liliana, con le chiavi trovate sul cadavere della signora Liliana? Perché a occhio nudo sono molto simili. Ah, beh, ma si vedono due chiavi, se sono le stesse. C'è bisogno di una, nemmeno di una prova, tante volte, sono talmente uguali. Se vuoi ti faccio vedere la foto e rimani basito, rimani molto Mandamene in basito, privato dopo, per piacere. lo mando in privato, rimarrai molto basito. E queste sono tante piccole incongruenze della squadra mobile. Però voglio lasciarti con una bomba, è Madonna, qua, dai, è qua. mi arrestano. So che mi arresteranno, so che mi arresteranno, ma Ah, non ok. importa. Almeno ragazzi, portatemi le fragoline in galera Trieste, perché so già che mi arresteranno. L'ispettore capo della squadra mobile, che si è occupato del caso della signora Eliana Resinovic, è molto amico della signora Gabriella Micheli. E con questa bomba. No, sì, non per finire. E la signora Gabriella Micheli ha dichiarato in varie chat di YouTube che la verità non è tutta nei documenti ufficiali, perché tra lei e la polizia, e ci sono gli screenshot, sono intercorsi anche delle dichiarazioni non ufficiali. La signora Gabriella Micheli dovrebbe sapere, visto che ha lavorato per una scuola di polizia e ha un compagno che è un ex carabiniere, che fare queste dichiarazioni sta dicendo che la Questura di Trieste ha commesso un reato. Pesante questa cosa. Però è quello che ha dichiarato la signora Micheli, eh? Ci sono tutti gli screenshot, perché ci sono tutti gli screenshot delle dichiarazioni della signora Micheli. Perché è così. Ora, cioè, io mi chiedo e mi domando se lei si è resa conto di quello che ha detto o non si sia resa conto, perché è pesantissimo quello che dice. Perché durante un'inchiesta con un fascicolo aperto per sequestro di persona contro ignoti,
Non ci possono essere chiacchierate informali, deve essere tutto riportato a verbale. Certo. Spero ti sia piaciuta l'intervista. Accidenti, mi è Spero non sia piaciuta. recido. Ribadisco, mi assumo l'esclusività di quello che dico, il signor Tino Carugati non c'entra niente. Se Ambasciatore dovete non venire a porta cercare, pena. venite a cercare me, non è un problema. Ambasciatore non porta pena. Spero. Assolutamente. Va bene, Katia, gentilissima davvero. Magari ci Ci risentiamo quando hai risentiremo se novità succede qualcosa. salienti. Ok, ti saluto. Grazie, grazie davvero. Ciao a Un tutti, abbraccio. posso salutare tutti i miei, diciamo, follower sul mio gruppo. Ciao ragazzi, ciao ragazze. E io invece saluto tutti voi che siete stati gentilmente ad ascoltarci. Grazie e alla prossima intervista. Un abbraccio da Tino Carugati.